Cosa prevede l'iniziativa popolare federale Vivere meglio la pensione? Iniziativa per una 13ª mensilità AVS. L'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, AVS, è il primo pilastro della previdenza per la vecchiaia svizzera. Chiunque riceve uno stipendio deve versarne una parte all'AVS. Dopo il pensionamento, l'AVS versa una rendita mensile. La somma della rendita dipende da quanto in media una persona ha guadagnato nella vita e per quanti anni ha versato contributi. Chi è in pensione riceve una rendita AVS annuale di rendita minima persona singola 14.700 franchi, rendita massima persona singola 29.400 franchi, rendita massima coniugi e unioni domestiche registrate 44.100 franchi. Chi non riesce a vivere della propria pensione riceve anche delle prestazioni complementari, PC. È stata presentata un'iniziativa popolare che richiede un'ulteriore mensilità all'anno, la 13ª mensilità AVS. Per questo motivo siamo ora chiamate e chiamati a votare. Che cosa cambierebbe? Se l'iniziativa popolare viene accettata, tutte le persone in pensione ricevono una 13ª mensilità AVS all'anno. Le nuove rendite AVS annuali ammontano a rendita minima persona singola 15.925 franchi, rendita massima persona singola 31.850 franchi, rendita massima coniugi e unioni domestiche registrate 47.775 franchi. Chi non riesce a vivere della propria pensione continua a ricevere anche delle prestazioni complementari, PC. La Confederazione prevede che introdurre una 13ª mensilità AVS costi 4,1 miliardi di franchi all'anno. 5 anni dopo l'introduzione, i costi previsti dalla Confederazione sono di circa 5 miliardi di franchi all'anno. Il Parlamento decide come coprire questi costi. Quali sono gli argomenti di chi è a favore? Sempre più persone in pensione hanno troppi pochi soldi. Anche coloro che ricevono prestazioni complementari, PC, beneficiano della 13ª mensilità AVS. I costi di affitto e elettricità crescono sempre di più e ammontano a una rendita mensile. La 13ª mensilità AVS può coprire questi costi. L'AVS è una buona soluzione per tutte le persone perché è finanziata in modo collettivo. Quali sono gli argomenti di chi è contrario? Una 13ª mensilità AVS costa ogni anno circa 4 miliardi di franchi in più. Con sempre più persone in pensione, questi costi aumenteranno sempre più. Per compensare i costi aggiuntivi, è necessario aumentare, ad esempio, le deduzioni salariali o l'IVA. La Confederazione contribuisce ai costi con 800 milioni di franchi. Per farlo, però, deve aumentare le imposte oppure risparmiare. Se vuoi che l'iniziativa popolare federale Vivere meglio la pensione, iniziativa per una 13ª mensilità AVS, venga accettata, allora vota sì. Se invece vuoi che venga rifiutata, vota no.